Io sono stato invitato a presentare qualche esempio di architettura capace quindi di realizzare in forma fisica ed espressiva alcuni dei principi dell'atteggiamento di attenzione per gli aspetti positivi sempre della struttura multiculturale delle città di oggi. Ho presentato in particolare il nostro progetto per il nuovo Dipartimento delle Arti dell'Islam, che è ora in costruzione al Louvre, in una delle corti del Louvre, adiacente a quella in cui c'è la famosa piramide. Quindi tra un paio d'anni ci sarà al Louvre un altro edificio contemporaneo dopo la piramide. Si tratta di una specie di velo o di foulard che, come sospinto dal vento, entra in questa corte senza ingombrarla del tutto, senza chiuderla, lasciandola quindi sempre aperta al respiro del sole, del vento, della pioggia, della temperatura esterna e della luce. Velo ondulato dalle coloriture opalescenti o mordoré, come dicono in Francia, che ospiterà al piano terra e al piano interrato, che comprende anche tutto lo spazio sotto gli edifici che circondano la Cour Visconti, una grande collezione di arte dell'Islam che è nei magazzini del Louvre, che è considerata la seconda più grande collezione di arte dell'Islam al mondo.